7 ore a scuola con la pausa pranzo di 10 minuti continua a far discutere la settimana corta all'Istituto Padalino. Nuovo incontro con i genitori che chiedono risposte alla dirigente e all'ufficio scolastico. Decreto ristoro alle imprese alluvionate, Confesercenti e CNA di Fano lanciano l'allarme. L'iter burocratico rischia di mandare in tilt i piccoli comuni. Bisogna semplificare le procedure. Sport e salute. Al liceo Torelli una mattinata per conoscere i rischi legati al fumo, alle droghe, doping e farmaci non controllati. Interventi di esperti e testimonianze dei calciatori dell'Alma. Importante occasione formativa per 900 studenti. Sabato 25 e domenica 26 marzo tornano le giornate FAI di primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico. A Fano apre le porte Palazzo Castracane, dimora privata, di solito chiusa al pubblico, di grande fascino e ricca di storia. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. Continua la mobilitazione contro la settimana corta all'Istituto Padalino di Fano. Ieri sera alcuni genitori si sono incontrati nuovamente all'oratorio di Sant'Orso per condividere le loro preoccupazioni. Dopo la lettera inviata alla dirigente, all'ufficio scolastico provinciale e regionale e al sindaco Seri, attendono ancora una risposta. Sentiamo. Non è piaciuta ai genitori degli alunni della scuola media Padalino la decisione del Consiglio d'Istituto di ridurre da 6 a 5 giorni, quindi dal lunedì al venerdì, le lezioni a scuola. La scelta, presa il 20 dicembre dello scorso anno, ha messo in difficoltà le varie famiglie sotto diversi aspetti. Dal punto di vista nutrizionale, dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista della didattica, c'erano dei cambiamenti importanti. Come genitori, circa 100 genitori, abbiamo inviato una lettera alla dirigente, all'ufficio provinciale e anche al sindaco, perché chiedevamo un incontro per capire esattamente cosa c'era dietro questa nuova organizzazione. Ad oggi noi siamo seriamente preoccupati perché non c'è stata una convocazione da parte della dirigente, siamo in attesa che l'ufficio provinciale scolastico ci chiami. Ad oggi abbiamo solo incontrato il sindaco per porgli appunto queste nostre preoccupazioni, cioè nella città dei bambini noi abbiamo i nostri bambini che faranno il pranzo non più a casa ma a scuola con un panino in 10 minuti. Questa è una cosa che ci preoccupa anche l'aumento delle ore di scuola. Si parla di 6 o 7 ore dove sappiamo bene, una letteratura dice che dopo 4 ore i bambini normalmente fanno difficoltà. E quindi queste modifiche organizzative, le modifiche relative anche ai trasporti, noi vorremmo sapere come viene gestita questa nuova organizzazione. Purtroppo ad oggi noi non abbiamo ricevuto una risposta e questo è fortemente preoccupante per tutti i genitori. Nonostante le nostre richieste che sono state fatte in più volte, sollecitate, e questa mancanza di ascolto a noi ci preoccupa perché è percepita come una forte censura da parte della scuola nei nostri confronti, mentre noi vorremmo esclusivamente cercare un dialogo. Questo dialogo che è mancato nasce anche da una poca consapevolezza di come si è arrivati a questa decisione, a partire dal sondaggio che è stato sottoposto a noi genitori quando c'è stato anche il problema del terremoto. Tant'è che il sondaggio è stato anche posto in modo poco chiaro. Non era chiaro chi dovesse votare, se entrambi i genitori o un solo genitore. Non era chiaro quale sarebbe stata l'articolazione didattica di quel periodo, la questione sulla mensa dal punto di vista nutrizionale, anche l'aspetto dei ragazzi fragili che come sappiamo sono in numero sempre crescente, quindi i cosiddetti BES che hanno dei bisogni educativi speciali dove stanno dentro i DSA. Ci sono ragazzi che hanno nella scuola un momento di vita sociale e quindi per loro anche questo aspetto di ridurla dai 6 ai 5 giorni
implica un cambiamento dal punto di vista familiare non di poco conto. Durante l'incontro di ieri sera i genitori hanno sottolineato che interesseranno della questione sia il Ministero dell'Istruzione sia il Capo dello Stato. E torniamo a parlare del decreto ristori alle imprese alluvionate. Per Confesercenti e CNA l'iter burocratico rischia di mandare in tilt i piccoli comuni che, a fronte di un personale limitato, dovranno istruire in tempi brevi centinaia di schede di ristoro. Sentiamo le interviste. A 6 mesi dall'alluvione sono stati erogati ai vari comuni colpiti 22,5 milioni di euro per i primi ristori a famiglie e imprese. È previsto però un iter troppo lungo e complicato? Sì, in effetti questi giorni abbiamo assistito alla bella notizia dove ci veniva comunicato che la regione finalmente metteva a disposizione i primi soldi alle amministrazioni comunali, soldi che poi devono essere dirottati nelle casse delle imprese e delle attività alluvionate. Però a questa buona notizia ne è susseguita una non proprio buona, nel senso che c'è stato fatto notare da più parti, anche dalle amministrazioni comunali, che questi soldi non possono essere dirottati immediatamente nelle casse delle attività, in quanto le amministrazioni debbono compilare delle pratiche burocratiche non proprio semplici. Ecco. Quindi noi riteniamo che questi primi 20.000 euro debbono essere un nesso causa-effetto dell'alluvione, un ristoro d'emergenza. Devono essere soldi dirottati immediatamente nelle casse degli alluvionati. Sono passati 6 mesi, molte attività ancora ad oggi non sono riuscite a ripartire, molte devono ancora ristrutturare le proprie attrezzature, comprare dei nuovi macchinari, e quindi questi soldi sono necessari, ma sono necessari subito. Per qualsiasi necessità i cittadini possono fare riferimento direttamente a voi? Assolutamente sì, sia noi di Confesercenti che CNA del collega Fausto Baldarelli ci mettiamo come sempre a disposizione di tutte le attività alluvionate, ma anche dei cittadini siamo a disposizione per qualsiasi dubbio, chiarimento e per qualsiasi pratica burocratica. Baldarelli, dunque, che cosa chiedete alla Regione Marche? Noi chiediamo alla Regione Marche subito di modificare la delibera regionale. Quindi le 20.000 euro devono essere date immediatamente come riconoscimento del danno. Poi, per le successive rimborso, gli ulteriori 20.000 euro, in quel momento l'impresa preparerà la documentazione e le asseverazioni, non dimenticando che con i modelli che hanno legato, il modello C e il modello D, sia le imprese sia i cittadini hanno dichiarato veramente i danni. Quindi mi sembra, oltre al danno arriva anche la beffa, voglio essere un po' categorico, cioè tutti diciamo che i soldi sono arrivati, sono stati finanziati, però nelle tasche reali dei cittadini e delle imprese non stanno arrivando, non possiamo aspettare di più, quindi chiediamo urgentemente alla giunta regionale, io ho già avvisato i consiglieri territoriali, in modo tale che si attivano per modificare questo adempimento, è un adempimento importantissimo, altrimenti ne risente tutta l'economia delle aree alluvionate. E dello stesso pensiero sono anche il vicepresidente del Consiglio regionale Andrea Biancani e la consigliera del PD Micaela Vitri. Purtroppo, hanno affermato, alle amministrazioni comunali già in difficoltà per la gestione della fase post-alluvione vengono richiesti ulteriori adempimenti. Il comune di Cantiano, ad esempio, tra i più colpiti, deve gestire con 2 dipendenti più di 270 domande, di cui 213 di privati e 60 di aziende. Il commissario, hanno aggiunto, avrebbe dovuto creare una struttura tecnico-amministrativa per semplificare le procedure. Altro importante principio è quello della proporzionalità degli indennizi. I ristori non possono essere identici, ma devono rispettare la stima dei danni. E al momento questa prima tranche copre una percentuale minima delle perdite subite. E sono stati più di 900 gli studenti che ieri mattina al liceo Torelli hanno partecipato all'incontro organizzato da ASET in collaborazione con lo stesso istituto e con l'Alma Juventus Fano, dedicato ai rischi legati al fumo, alle droghe, al doping e ai farmaci non controllati. Nel corso dell'iniziativa i ragazzi hanno potuto ascoltare diversi esperti e testimonianze dei calciatori dell'Alma.
ASET, in collaborazione con Alma Juventus Fano e con il Liceo Scientifico Torelli, ha organizzato un incontro Sport e Salute sui rischi e le conseguenze sull'uso e le dipendenze da droghe, farmaci e prodotti dopanti. Gli esperti presenti del mondo medico, scientifico e farmaceutico hanno affrontato temi importanti per trasmettere ai ragazzi la consapevolezza dei danni provocati da queste sostanze sul corpo, come dei danni provocati dal fumo. Al centro dell'incontro dunque prevenzione e informazione attraverso tanti argomenti inerenti come l'abuso di prodotti e farmaci nello sport e i rischi sull'uso di sostanze contraffatte e non controllate. Durante l'incontro testimonianze reali del mondo sportivo. Sì, è un'iniziativa molto importante, specialmente per la caratura di coloro che intervengono. Abbiamo voluto privilegiare il rapporto con la scuola, il rapporto con i giovani e il rapporto anche tra quelle realtà che sono più vicine ai giovani, come ad esempio lo sport, in questo caso ci sono i giocatori dell'Alma Juventus, ma potevano essere di qualsiasi altro sport, per far capire quelli che sono i comportamenti virtuosi e i problemi che ci possono essere dietro un prendere alla leggera, ad esempio, l'assunzione di determinati farmaci o prodotti che si acquistano online. Il liceo e anche tutte le scuole della città hanno convenzioni con ASET, e in particolare ASET accoglie presso le proprie farmacie comunali annualmente i ragazzi del quarto anno del liceo scientifico Torelli per l'alternanza scuola-lavoro e il processo formativo, che oggi si conclude con questa iniziativa. Dopo anni di purtroppo blocco a causa Covid, oggi c'è la possibilità direttamente di far incontrare i nostri professionisti, i nostri direttori, ma anche professori e medici con i ragazzi per chiarire tutti gli aspetti utili alla consapevolezza dell'uso del farmaco. Penso che la scuola oggi abbia ottemperato a un compito primario, che è quello di formare, e credo che ASET sia stata molto sensibile a organizzare questa giornata, essendo titolare delle farmacie comunali, di approfondimento su un tema quotidiano oramai, che è quello dei farmaci, delle dipendenze e nel caso specifico del doping. È fiducioso nei confronti di queste, delle prossime nuove generazioni? Ma assolutamente sì, sono ragazzi che sono pieni di energia, che vivono un tempo in cui le informazioni sono facilmente reperibili, hanno una capacità di crescita, di comprensione dei problemi, direi sicuramente superiore anche alla nostra, alla mia generazione, ma non perché noi avevamo un quoziente intellettivo inferiore, ma semplicemente perché effettivamente la capacità di apprendimento, la disponibilità delle informazioni è molto veloce e molto facile. E soprattutto vedo la voglia di crescere, di imparare, la curiosità. Quindi io sono pieno di ottimismo per quello che sarà nel prossimo futuro il divenire delle nostre generazioni future. La società di oggi è estremamente centrata sul culto dell'immagine e dell'apparire. Come rientrare nei giusti valori di meno estetica e più etica? Negli ultimi anni, soprattutto con l'avvento dei social, questo viene accentuato ancora di più. Il consiglio che mi sento di dare soprattutto ai miei figli e ai ragazzi che soffrono di questa pressione che danno i social è che se uno sta bene con se stesso non deve andare dietro a certi stereotipi per forza, ma essere se stessi è la cosa più giusta che uno possa fare. Quanto portare le testimonianze del mondo sportivo può aiutare questi ragazzi a seguire una linea più corretta? Sicuramente è un bel volano per fargli capire che nella società di oggi, dove il tutto subito è praticamente in ogni angolo della strada, è da prendere con le molle. Sì, ai social sì, è vero che influenzano, però ovviamente ogni ragazzo si deve impegnare a non perdere quello che è. Avere anche la consapevolezza di quello che si sta guardando e guardandolo in un certo modo e utilizzarlo con una coscienza personale. Certamente avere un occhio di riguardo a cosa si fa e cosa si guarda e restare sempre un attimo al di fuori di quello che si sta guardando senza immedesimarsi troppo in ciò che si sta guardando, ma comunque avere un occhio maturo e comprendere la situazione di fronte, appunto, che la persona ha di fronte al social. Si è spenta questa mattina Ida in Pecora, la nonnina più longeva di Treia. Siamo in provincia di Macerata e una delle più longeve delle Marche. Ida, che aveva spento le 108 candeline lo scorso gennaio, si trovava in una struttura residenziale per anziani. Nata nel 1915 a Pieve Bovigliana, ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale, di cui ricordava spesso le fughe sui monti. Sposata con Ignazio, anche lui
partì per la guerra e tornò per sposarsi in occasione della nascita della loro figlia Adriana. Nel 1985 si trasferì a Treia, ha vissuto una vita guardando ogni giorno con ottimismo, ha raccontato la nipote Lucia. È stata fortunata perché ha goduto sempre di ottima salute, fino al suo più grande dispiacere, la perdita di sua figlia nel 2016. Ida aveva due nipoti e sei pronipoti. E questo fine settimana tornano le giornate FAI di primavera con l'apertura eccezionale di oltre 750 luoghi inaccessibili o poco conosciuti. Delegati, volontari e apprendisti ciceroni sono pronti a mettersi a disposizione dei visitatori per svelare la ricchezza e la varietà del nostro patrimonio di storia, arte e natura, spesso nascosto, sorprendente e inaspettato, fatto non solo di grandi monumenti o conservato nei musei, ma anche di edifici e paesaggi inediti e sconosciuti. Sabato 25 e domenica 26 marzo si rinnova l'appuntamento con le giornate FAI di primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. Anche in questa 31esima edizione, la manifestazione di punta del FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, offre l'opportunità di scoprire tanti tesori in tutta Italia con visite a contributo libero in oltre 750 luoghi di 400 città. Anche il programma della provincia di Pesaro Urbino si presenta ampio e diversificato, con tipologie di aperture nuove e diverse, come illustrato dalla presidente provinciale del FAI. Comincio a raccontarvi le aperture di Pesaro, dove è previsto l'apertura di Palazzo Ciacchi, sede della Confindustria, in cui si narrerà sia la storia della piazzetta antistante, sia del palazzo, sia degli allestimenti interni che sono stati realizzati per ospitare anche i musei civici a Palazzo Ciacchi. Poi apriremo il cantiere Rossini, i cantieri navali che di recente realizzazione nel luogo dove un tempo erano i vecchi cantieri navali di Pesaro. A Urbino invece giornate dedicate all'opera dell'architetto Giancarlo De Carlo per la città. Sarà l'occasione per parlare del progetto Urbino, cioè del grande programma di modernizzazione della città voluto da Carlo Bo, allora giovane rettore. Il racconto proposto dalla delegazione FAI si snoda su quattro itinerari: sedi universitarie e Palazzo Passionei, collegi universitari, operazione mercatale, scuola del libro e città nuova. Un'altra apertura importantissima è quella della riserva nazionale statale Gola del Furlo, in cui è stata proprio la provincia a volere che fosse il FAI nelle giornate di primavera a presiedere quella che sarà l'inaugurazione dei restauri del sito archeologico dopo ingenti lavori di restauro. Quindi il 25 marzo saremo a mezzogiorno alle gallerie romane per l'inaugurazione di questo sito archeologico, ma durante le giornate FAI sarà chiusa al traffico tutta la strada dalla Golena alle gallerie e si potranno fare delle passeggiate accompagnati da esperti e guide che ci racconteranno di tutte le bellezze naturalistiche di questo luogo. E poi abbiamo tanti altri piccoli centri nella provincia come Pergola, come Piobbico, Monte Fabbri, Lamoli e Santo Stefano di Gaifa. E poi abbiamo Fano, dove il gruppo FAI Fano presenterà Palazzo Castracane, per la prima volta aperto al pubblico, un edificio che appare austero dall'esterno ma che all'interno nasconde grandi bellezze. E come avete sentito da questo servizio, a Fano sarà possibile visitare l'interno di Palazzo Castracane, dimora privata di solito chiusa al pubblico e di grande fascino e ricca di storia. Ad illustrare i dettagli è stata Anna Siccoli, responsabile del gruppo FAI di Fano. Tornano in questo weekend le giornate del FAI e come si sviluppano nella nostra città qua a Fano? Allora, quest'anno abbiamo un'apertura eccezionale perché apriamo Palazzo Castracane, un palazzo bellissimo che è stato costruito dal 400, fine 400 e primi del 500, e le caratteristiche di questo palazzo rimangono coeve all'epoca solo nella facciata. All'interno, poi in periodo rinascimentale, è stato fatto delle trasformazioni e per cui insomma è quello che noi vediamo attualmente. Quante classi e quanti studenti sono coinvolti?
E quest'anno abbiamo dovuto cercare di ridurre il numero perché erano locale è una, l'apertura è una sola ed è un palazzo, per cui sono 120 ragazzi che sono delle scuole medie e i licei di Fano. L'ingresso è gratuito oppure a pagamento? Ecco, l'ingresso è gratuito, ma siccome i proventi delle iniziative che il FAI fa servono per mantenere in eccellenza tutti i beni che abbiamo, che sono 71 in tutto il territorio, e allora chiediamo un contributo di 3 euro che può essere aumentato volendo, e poi soprattutto puntiamo sulle iscrizioni e su rinnovi e su donazioni. Il palazzo sarà aperto in tutte e tre le giornate? Venerdì pomeriggio dalle 15 alle 18:30 è aperto insieme alla Biblioteca Federiciana. Solo per gli iscritti. Sabato mattina è anche aperta la Biblioteca Federiciana e Palazzo Castracane naturalmente dalle 10 alle 12:30 e il pomeriggio dalle 15 alle 18:30. Però il sabato pomeriggio, la domenica mattina e pomeriggio solo Palazzo Castracane. Dove è possibile avere tutte le informazioni? Sul sito giornatefaidiprimavera.it. E vi annuncio che lunedì prossimo ospite a Primo Cittadino sarà il sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci. Per intervenire in diretta come sempre potete telefonare allo 0721 86 14 33 oppure inviare brevi messaggi WhatsApp al nostro numero di cellulare 338 49 68 250. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato al Biagioli Wine Festival. L'appuntamento con l'informazione invece torna come sempre domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa condotta da Massimo Foghetti. Buon proseguimento di serata con i programmi di Fano TV.